Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Minecraft Feed the Beast. Il mio nome è come sempre Quit108 e devo dire che ci sono stati dei cambiamenti, seppur minimi, non alla casa, ma se guardate per esempio nel Nether, adesso ho il libro per andarci e qua c'è uno zombie pigman nel Nether, va bene. Comunque sì, abbiamo la casa anche di Akimbo adesso alla quale possiamo andare e abbiamo creato tutta questa cosa. Oltretutto qua Luke ha fatto sta roba fighissima e praticamente ho costruito questo posto per poter passare. Uah, sparano. Per poter passare per l'appunto da una stanza all'altra senza dover passare sotto i colpi di quelle dannatissime ghast. Qua c'è un Arf. Non mi piace. Aspettate. Ta 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 ta. Allora, beh, non si va così. Ok, perfetto. Adesso possiamo tornare a casa. Quindi questo l'avete visto. Dopodiché, ho scavato un altro po' in miniera. Ho trovato anche un po' di diamanti. Ne ho trovati 6. Quindi tutto a posto. Ma quello che voglio fare è, siccome siamo un po' fermi. Dopo aver creato questa nel creare lo steel, appunto perché è troppo pericoloso il Nether, onestamente non ho voglia di perdere tutta la mia roba. E abbiamo recuperato 5 di questi blaze powder grazie a un tutorial che ho visto nel canale di Marcus. Penso che possiamo creare una stanza qua sopra, probabilmente, che praticamente ci farà da stanza, da generatore tra virgolette di energia, un generatore di energia infinita e ci aiuterà anche ad acchiapparci quel blaze powder che ci serve insieme alle slime balls per farci la magma cream. Quindi adesso io me la sto scavando solo un attimo, finirò di costruire questa stanza e tornerò subito da voi. A tra poco. Bene ragazzi, dopo aver creato la stanza, sono anche andato alla ricerca di del copper e del tin. Il tin l'ho trovato, sono entrato in questa caverna adesso perché ci sono arrivato dal mio buco minerario, quello a livello 37, ma non riesco a trovare del copper. Il copper mi serve perché dovremmo fare delle cose un paio di lingotti perché dobbiamo fare un filter, quindi ci servono le cose red power e mi serve per l'appunto il copper non smeltato, cosa che io invece ho smeltato tutto il mio copper e quindi devo cercarmene dell'altro perché mi serve solo quello polverizzato. Adesso vediamo un po' in questa caverna se ne troviamo un po', altrimenti farò un altro tunnel nella mia cosa immensa. Allora, qua c'è un po' di roba intanto, quindi prendiamocela. Pistrellaccio, stai lontano. Non sono Batman, sono Batquit, l'uomo a batterie. Allora, e niente, intanto volevo parlarvi un po' di quello che farò per l'appunto con questa cosa. Ho pensato di creare un generatore che ho visto da Marcus Cron con i Blaze Rod, un generatore di energia infinita praticamente, perché i Blaze Rod si possono mettere nel generator della IC2. Però se vengono macerati creano 5 blaze powder. Con l'aminium stone invece si riesce a craftare si riesce a craftare un du con 2 blaze powder, quindi ricaveremo 3 blaze powder extra per ogni blaze rod che abbiamo. Con le blaze powder invece possiamo per l'appunto craftarci insieme a una cosa lì. Oddio, ho un vuoto di memoria. Ah, eccolo qua il mio tunnel. A una. Oh, Gesù! Ragazzi, mi dispiace, ma ho un vuoto di memoria. Una slime ball, ecco, ci possiamo craftare la magma cream che ci serve poi per andare avanti con i nostri piani di farci una farm di mucche automatica. Quindi
cioè automatica, un feeder che ci dà, che dia da mangiare le mucche per noi, e quindi ci moltiplichi le mucche nel minor tempo possibile. Questo tutto, ricordo, per creare una cavolo di stanza per enchanting, perché le mucche in questo server sono scarsissime. Ormai quelli che ce li hanno sono Luke e Marcus praticamente. Quindi devo andarmela a cercare pure io. Avete visto l'ultima volta che sono andato alla ricerca delle mucche perdute? Non abbiamo trovato assolutamente nulla. Ma proprio nulla. Comunque sia, spero che questa cosa funzioni. Nel mentre, ragazzi, io continuerò a cercare. Cavolo. Questo posto è grosso. Non so se voglio stare qua a cercare. Potrei, eh. Sembra anche abbastanza esplorato lì in fondo. Però comunque ad occhio qua non vedo copper. No, ce n'è un po' lì. Vediamo un po' se ci arriviamo. Allora, Indiana quit. Allora, mettiamo anche una torcia così voi vedete cosa sto facendo. È caduto lì in fondo. Non ci voglio credere. O l'ho preso. È caduto lì in fondo perché è un nuovo spazio nell'inventario. GG quit. Iniziamo a mandare tutta questa roba qua dentro. Allora. I minimum shards ci serviranno sempre di più. Per fortuna Marcos mi ha, tra virgolette, ridato quelli che gli avevo prestato, quindi dovremmo essere a posto. Allora, vabbè, andiamo a cercarne un altro po' di copper giù di qua. Intanto mangiamoci due potato. Perché? Perché l'ho fatto? Vabbè, facciamo così, andiamo almeno a recuperare quello. Questi shards qua comunque non sono estremamente comuni, almeno io non ne trovo così tanti, se devo essere sincero. E ho scavato parecchio, però ho sempre scavato a dei livelli abbastanza bassi. Abbiamo un piccolo appoggio dove stare. Allora, vieni qua tu. Cerchiamo dell'altro copper. Chissà se lo troveremo mai. Questo è tin e non può che farci bene. Tac. Più che altro nella ricetta serve solo un tin e tre copper powder. Quindi vabbè, dell'altra pietra. Nice. Whoop. Om nom 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 della pietra, perfetto. Nah, tutto giù. No, qua copper non ne vedo. Va bene, ragazzi. Tornerò a cercare il copper nei miei tunnel. Noi ci vediamo tra pochissimo. Beh, è stata una buona. Una buona ricerca, abbiamo trovato un sacco di tin. Tutto, non so perché non si mischino, però va bene. Abbiamo trovato un sacco di tin, abbiamo trovato 7 pezzi di copper che dovrebbero bastarci, un po' d'oro, molto iron. Quindi tutto bene quel che finisce bene. Per prima cosa macereremo, che macerare in realtà, polverizzeremo il nostro tin e il nostro copper. Vedete che ho messo anche le scale qua. Un'altra aggiunta che ho fatto off camera, giusto per salire un po' più velocemente, scendere un po' più velocemente, anche se adesso sembra di stare su una di quelle sedie che ti massacciano mentre sali, però va tutto bene. Allora, no, non qua, di sicuro ti vogliamo qui. E vogliamo prendere lui, evitare che outputta in qualsiasi modo, e dargli in pasto il copper, e poi dargli in pasto il nostro tin. Perfetto. Abbiamo già queste polveri qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Nel mentre io direi di prendere. Allora, dobbiamo fare
attimo di fare il conteggio, dobbiamo fare un generatore, ce l'abbiamo, una bat box, ce l'abbiamo, un macerator, dobbiamo farlo. Ok, quindi mettiamo che abbia polverizzato tutta questa roba e facciamo così. Yep, perfetto. Mentre questa polvere qua la mettiamo qua. E poi metteremo qua anche tutto questo. Poi li riprenderemo per polverizzarle nuovamente. Ok. Yes. Perfetto, perfetto, perfetto. Vabbè, mentre che abbiamo liberato un po' l'inventario, non tantissimo, onestamente, però un minimo. Allora, generatore, maceratore, quindi un macerator. Macerator, perfetto. Sono i rice ball perché ogni volta mi mette in cheat mode questo coso. E infatti, rice mode, done. Allora, eccolo qua. Flint, cobblestone, un machine block e un electronic circuit. Quindi ci serviranno 9 refined iron, dei copper cables e della redstone. Perfetto. Allora, dov'è il mio refinder? Ne abbiamo solo 7. Vabbè, nessun problema, possiamo sempre prendere altri due di questi e buttarli. Dove li ho messi? Messi qua, che babbo che sono. E buttarli qua dentro. Ok. Mentre questo pulverizer sta cercando di polverizzare, ma non può se non accendo i motori. E poi copper cables, ce ne serviranno altre due, quindi prendiamo dei copper ingots. 1, 2, 3. Perfetto. E poi prendiamo dell'altro refined iron. Nice. Dopodiché mettiamo questo qua, tutto, tac. Ok. L'avevamo già preso e creiamo, ma si sì, creiamo tutti e 6 su, via, crepi l'avarizia. Ora abbiamo questi 10, quindi ci serve la redstone, yep. E con questa redstone dobbiamo creare ta 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 ta, e tadam. Perfetto. Poi un machine block. Ok. E dopodiché, ah, ecco dove erano gli altri sapphires. Erano qua. Perfetto. E dopodiché vogliamo del flint. Ora il flint sono sicuro di averlo qua. Perfetto. Mettiamo questo qua, così. Ne faremo due, poi vi spiegherò il perché in effetti. Quindi andiamo a prendere l'altro Iron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto. E lo buttiamo qua dentro. Poi, ci serve dell'altro copper, ovviamente. Tac. Allora. Pim, 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 pim. Ok, dai, su, dammi questo refined iron. So che ce la puoi fare, macchinina. Ci mette così tanto a polverizzare? Ah, solo un megajoule, evidentemente si sono ancora scaldate. Accendiamo anche questo. Perfetto, 9. E poi facciamo tutto. Così. Ok, tu. Così. Ah, li abbiamo. Eccoli qua. Dicendo, dove sono finiti i miei copper cables? Mortacci loro, scappano sempre. Tac. Poi facciamo tac e poi tac. Perfetto, ora abbiamo due electronic circuit, due machine blocks. Un 2, sì, un 2, un 2 e un 2 flint.
E poi. Perfetto. E ora abbiamo due macerators. Nicely done. Macerators possiamo metterli qua. Altre cose che ci servono sono per l'appunto questo pulverized copper e questo pulverized tin, che onestamente abbiamo fatto abbastanza, quindi adesso possiamo rimettere questa in configurazione output. Ok. E possiamo prendere tutte queste ores qua. No, magari non queste, questa qua va da un'altra parte. E neanche questa. E buttarle. Pam, pam, qua dentro. Anche il LED. E possibilmente anche il silver, che sono sicuro io abbia qua. Da qualche parte. Ah. L'altro monazite. Poi ci serve della stone. Quindi. Ogni volta che arriva a 998 non va avanti a creare stone. Questo non so perché comunque stone ne abbiamo. Ne abbiamo sufficienza. Allora, tutto a posto, sta andando, perfetto. Ok. Quindi, pulverized copper. Boom. Pulverized tin, un pezzo di tin qua. Due pezzi di copper, facciamo della bronze dust. Ok? Poi in teoria, due bronze dust così. No. Why? Why not, my love? Scusate. Se vogliamo fare un filter, ci serve del gold ingot, va bene. E questo red dope wafer, che si fa con 4 silicon wafer, si fa con questo. Sapete che non so perché ho fatto sta roba allora. Cos'è che si faceva col brass? Neanche il timer. Timer, no, il timer si fa con le cose della red power. Sono andato a scavare 2 ore e mezza per nulla, mi state dicendo questo? Sounds like it. Va bene, prima o poi serviranno qualcosa. Amen. Allora, nel mentre quindi vogliamo farci. Abbiamo fatto i due maceratori. Quindi vogliamo farci un filter. Il filter si fa per l'appunto prendendo questo in un alloy furnace. Ok, quindi ci serve un alloy furnace. Ed eccola qua. Bricks. Per fortuna noi non siamo di certo a corto di bricks. Allora, ne servono 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto. Rimettiamo tutto qua. E poi facciamo così. Ok. Quindi direi che possiamo anche liberarci di questa fornace che tanto è inutilizzata. E metterci invece l'alloy furnace, che è più figa. Yup. Ok, quindi nell'alloy furnace dobbiamo mettere questo e della sabbia, possibilmente. O forse mi sbaglio. Sì. Ok. Coal e sand. Io no, devo metterci qualcosa ovviamente, se no non brucia. Ok, servono 8 coal e 8 sand. Quindi facciamo così. Yep. Ok. E mettiamolo a bruciare, dovrebbe crearci il nostro Buell. Vediamo un po' se arriva. Ok. Poi ci serve una diamond. Non so. Eccola qua. Una diamond handsaw, che si fa con stecchini, due pezzi di iron e due diamanti. Nessun problema. È bello avere tanta roba. Dopo questi andranno da un'altra parte. Possiamo mettervi un altro po' di roba che abbiamo preso a caso. Ok.
Allora, ci servono due diamanti, due pezzi di ferro e non ho più stecchini, non ci voglio credere. Ma sì, che ce li ho, sono qua. Ok, quindi tun tun tun. Ho anche un sacco di iron qua a caso. Va bene, possiamo lasciarlo lì. E poi tun tun. Pam, perfetto. Poi i silicon wafers. Ok. E poi questi silicon wafers vanno messi nell'alloy furnace con quattro redstone. Ok. Alle furnace, redstone, perfetto. 4 redstone e un silicon wafer con dentro un pezzo di coal. Go! Ne basta uno, onestamente. Oh, che belle. Poi dovrò mettere a posto tutte le mie chest, farmi un sistema di smistamento. Però per ora va bene così. Ora ci serve. Tac. 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 Un pistone. Yes. E due gold ingots. Oro. Gold. Li vuoi. E anche tu lì. Ok. Questi li buttiamo giù qua. Quindi due gold ingots, il red dope wafer, se non mi ricordo qua c'è tutto il restattone, tutto cobblestone, ok. Quindi cobble, 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 cobble. Pam, pam, pam. E pam. Ah, sono scemo, eh. Sono molto, molto scemo. Portati apposta. Filter, perfetto. Poi ci serviranno 4 chest. Ok. E poi credo che abbiamo finito. Ci serviranno degli altri degli altri wires probabilmente. Assolutamente sì.